Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video andiamo a risolvere due problemi di fisica riguardanti la dinamica, quindi i corpi in movimento. Non ci occupiamo delle cause del movimento, ma della descrizione del moto, quindi della traiettoria, della velocità, dei tempi. Ma andiamo subito nel concreto. Un metodo per determinare l'accelerazione di gravità di un pianeta consiste nel lanciare un sasso verso l'alto con una velocità iniziale nota e nel misurare il tempo che esso impiega a ritornare al punto di partenza. Seguendo questo metodo, determina quella che è l'accelerazione di gravità di Marte, sapendo che il tempo di volo di un sasso lanciato verso l'alto con una velocità di 12,0 metri al secondo è pari a 6,45 secondi. Allora, andiamo un attimo a ragionare sulla questione. Superficie del pianeta, possiamo ipotizzare che il lancio avvenga direttamente dalla superficie o da un metro, due da terra, il sasso vada verso l'alto e ritorni al punto esatto di lancio. Allora, ho indicato in rosso il vettore velocità iniziale, perché certo, per andare verso l'alto richiede di una certa velocità iniziale con cui inizia a muoversi. Nel nostro caso 12,0 metri al secondo. Il pianeta, però, causa forze di natura attrattiva, esercita appunto una forza sul sasso, corpo dotato di massa. Questa ha effetti in termini di un'accelerazione, o meglio, nel mentre che il sasso va a salire verso l'alto, esso risente di una decelerazione, quindi va a diminuire la propria velocità, con una decelerazione che possiamo supporre costante, è lecito supporre costante, che indichiamo con G, nel caso di Marte, Gm, no, accelerazione di gravità su Marte. Cosa succede allora? Che il sasso sale, raggiunge un punto di massima quota, a quel punto la sua velocità è zero. Ho indicato la massima quota con H minuscolo. Raggiunto il punto di massima quota, ove per un istante è fermo, la sua velocità è zero, riprende a scendere verso il basso. Lo fa con un'accelerazione costante, che è la stessa che nella fase di risalita era decelerazione, quindi andava a diminuirne la velocità. Man mano quindi che scende, aumenta la propria velocità fino a ritornare al punto di partenza. Decelerazione e accelerazione hanno lo stesso modulo, la velocità con cui parte è la stessa con cui torna al punto di partenza. Cose che si potrebbero argomentare anche in maniera più profonda, ma non è l'obiettivo di questo video. Quindi la velocità con cui parte è la stessa con cui giunge al suolo, con cui va a impattare al suolo. Velocità quindi iniziale o di impatto 12,0 metri al secondo. Tempo. Il tempo prevede sia la salita che la discesa. Quindi questo intervallo prevede entrambe le fasi. La salita e la discesa impiegano esattamente lo stesso tempo. Quindi se io prendo questo tempo e lo divido per due, so quanto impiega o a salire, quindi da dove viene lanciata la massima quota, o il contrario, massima quota, fino a tornare al punto di partenza. Salita, moto rettilineo uniformemente decelerato. Discesa, moto rettilineo uniformemente accelerato, quindi con accelerazione costante. Vado a esaminare, quindi vado a utilizzare per esaminare il moto la legge oraria del moto. Lo faccio intanto nella fase di salita. Poi vedremo di valutare anche la velocità. Allora, la legge oraria in generale può essere scritta in questi termini. S, cioè la posizione raggiunta a un certo istante di tempo t, supponendo che l'istante iniziale sia 0, è pari ad S0, cioè la posizione iniziale, più la velocità iniziale per l'istante di tempo, più un mezzo per l'accelerazione per il tempo al quadrato. Andiamo a riscrivere questa legge in funzione della particolare situazione. Allora, salita, qual è la posizione che raggiunge? Salita intendo fino al punto di massima quota. Quindi la posizione raggiunta, se
la posizione iniziale è 0, 0 metri, è data da H, copre un dislivello H. Quindi posizione iniziale H, la quota che raggiunge. La posizione iniziale 0, presumo che da dove parta vi sia l'origine del mio riferimento sulla verticale. La velocità iniziale è nota. Quanto tempo è richiesto al sasso per andare dal punto di lancio al punto di massima quota? Come dicevo prima, è la metà del tempo totale, quindi è delta t mezzi. Un mezzo è un mezzo, l'accelerazione. Ho nella fase di salita, ok, l'accelerazione è g, quella di gravità sul pianeta, ma se vedete ci ho messo un segno meno, perché funge da decelerazione, il corpo decelera, quindi devo mettere questo meno nel riscrivere la legge, eh? Orientato anche l'asse del moto dal basso verso l'alto. L'accelerazione, per sua natura, è dall'alto verso il basso, l'accelerazione di gravità. Segno meno. L'intervallo di tempo da elevare alla seconda è quel delta t fratto 2. Se analizziamo questa relazione, non conoscendo la quota h, pur disponendo della velocità iniziale e del tempo, non sono in grado di determinare g, perché questa equazione, questa legge che mi porta un'equazione ha due incognite, mi mancano H e mi mancano G. Nello studiare però il moto rettilineo uniformemente accelerato, o decelerato che sia in questo caso, posso servirmi anche della legge velocità-tempo qui in rosetto. La velocità finale, nell'istante finale di osservazione, è pari alla velocità iniziale più l'accelerazione per il tempo, tempo inteso come istante in cui termina l'osservazione. Supponendo che l'istante iniziale sia 0, se no questo t dovrebbe essere t istante meno l'istante iniziale t0. Allora, qual è la velocità finale? Beh, alla fine, quando raggiunge l'apice del tutto, la velocità finale è 0, è l'istante in cui rimane fermo. La velocità iniziale v0 ci viene data dal problema. Accelerazione è g, ma mettiamo il segno meno perché è una decelerazione in questa fase. Quanto vale l'intervallo di tempo è tutto quel delta t da dividere però per 2, stessa ragione appena descritta. Guardando qui, sì, da questa relazione barra equazione siamo in grado di trovare g. Per farlo trasporto a sinistra g per delta t fratto 2, a destra mi rimane v0, moltiplico entrambi i membri di questa equazione per 2 e divido entrambi i membri per delta t, quindi moltiplico entrambi per 2, e divido entrambi per delta t. Attenti al passaggio. Otteniamo che l'accelerazione di gravità è pari a 2 volte la velocità iniziale, tutto fratto l'intervallo di tempo, quello complessivo. Naturalmente siamo in ipotesi di totale assenza di attriti. A questo punto andiamo a sostituire i valori e troviamo l'accelerazione di gravità. 12 metri al secondo moltiplicati per 2 mi danno 24, quindi 24 metri al secondo fratto 6,45 secondi. Andando a eseguire il calcolo e tenendo le tre cifre, visto la natura dei dati del problema, individuiamo il valore di 3,72 metri al secondo quadrato. Questa è l'accelerazione sul pianeta Marte, secondo i dati che ci sono stati forniti. Bene, detto questo, possiamo passare al prossimo problema che è un po' più consistente. Stiamo attenti, eh? Un meccanismo posto in cima a un torrione lancia 2 biglie identiche simultaneamente, quindi nello stesso istante, che poi supporremo essere 0, 0 secondi, con la medesima velocità iniziale in modulo, però una verso l'alto e l'altra verso il basso del torrione. Se la velocità di lancio è v0 uguale a 7,0 metri al secondo, calcola l'intervallo di tempo che intercorre tra i due arrivi al suolo. Allora, io adesso analizzo la situazione dal punto di vista generale, mettendoci dentro tutto, cioè analizzando tutto quello che posso fare, però dopo, per diciamo rendere il più completa possibile questa analisi, anche dal punto di vista delle leggi, dopo però andiamo a vedere quelle che effettivamente sono utili a rispondere alla domanda, cioè dovrò ragionare sui tempi. Situazione. Allora, il torrione. Ho indicato con H maiuscolo in verde l'altezza del torrione, con H minuscolo in arancione l'altezza massima che va a raggiungere la biglia lanciata verso l'alto. Qui ho già collocato il vettore G, gravità, l'accelerazione di gravità,
converso dall'alto verso il basso. La gravità qui sarà presente. Poi ho indicato con V0B, supponendo che una delle due biglie chiamata indicata con B sia quella che dal torione viene lanciata verso terra. A terra ho messo l'origine del sistema di riferimento, che però, state attenti, l'ho orientato asse verticale, l'asse dove avvengono i moti, dal basso, l'ho orientato dal basso verso l'alto. Poi ho indicato con V0A la velocità iniziale con cui un'altra biglia, l'altra biglia, viene invece lanciata verso l'alto. Stiamo attenti al moto, perché la biglia che io qui ho indicato con A cosa fa? Parte alla quota H maiuscolo da terra, va verso l'alto, quindi va a percorrere una distanza H minuscolo, giunge nel punto di massima quota, e questa è la fase di salita, nella discesa ripercorre sia la quota H minuscolo per arrivare all'altezza del torione e poi H maiuscolo per arrivare quindi a terra. Quindi nella fase di salita la sola quota H minuscolo, nella fase di discesa tutta la quota H minuscolo più H maiuscolo. Cerchiamo di starci qui. I moduli delle velocità sono uguali, quindi V0 con cui parte la biglia B e A sono uguali, 7,0 metri al secondo dati dal problema. Indicherò queste due velocità semplicemente con V0 e il modulo, le velocità sono uguali. Le due leggi con cui esamino il tutto sono la legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato, qui l'accelerazione G è costante, quindi posizione S uguale posizione iniziale S0 più velocità iniziale per il tempo più mezzo accelerazione tempo al quadrato, la stessa vista nel problema prima, e la legge velocità-tempo. Quindi la velocità finale è pari alla velocità iniziale più l'accelerazione per il tempo. Non vorrò essere troppo pesante, ma datemi modo di analizzare il tutto. Allora vi consiglio di da qualche parte riportarvi questo schema, avere ben presenti le leggi orarie, perché adesso non le scrivo di volta in volta, non le vado a ripetere, ma le adatto ai casi concreti che vado a esaminare. Partendo da quale situazione? Allora, intanto mi occupo della biglia A, della biglia A, e studio la sua fase di salita, della sola salita, dove va a coprire il dislivello H. Origine alla base del tutto, origine del sistema di riferimento. Allora, come tempo, quale tempo di riferimento prendo? Indico con T1 il tempo che impiega la biglia A a compiere la sua salita verso l'alto. Allora, posizione finale, partiamo dalla legge oraria. La posizione finale è H maiuscolo più H minuscolo, raggiunge la quota lassù, sopra il torrione. Uguale, posizione iniziale, H, perché se l'origine è a terra, la posizione iniziale è ad H metri, l'altezza della torre, più la velocità iniziale per il tempo. Termine accelerazione, attenti almeno, perché l'accelerazione verso opposto è una decelerazione nella fase di salita, quindi meno un mezzo g per t1 al quadrato. Sistemiamo un attimo questa legge, che mi descrivo appunto la legge oraria di A nella fase di salita, cancelliamo da entrambi i membri h, vedete è ininfluente l'altezza del torione perché va da lì su per poi tornare esattamente allo stesso punto. E abbiamo H minuscolo uguale V0 per T1 meno un mezzo G T1 al quadrato. Non conosciamo H minuscolo e quindi da qua non siamo in grado di ricavare T1, quindi l'intervallo di tempo nella salita. Ci servirà altro. Indichiamo questa relazione con 1. Esaminiamo le velocità. Quindi velocità finale, qual è nel caso della fase di salita? La velocità finale è 0. Perché sono sulla torre, va verso l'alto, decelera, 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 finché si ferma a quell'istante. Quindi la velocità finale 0. La velocità iniziale è V0, l'accelerazione meno g. L'intervallo di tempo è T1. Questa relazione, se la guardate, mi permetterebbe già di ricavare il tempo T1, perché V0 lo conosco e g anche. Quindi questa relazione 2 sarà importante. Io adesso vado a prendere tutto qua. Fase di discesa per quanto riguarda il corpo A. Allora, qual è la posizione finale? Alla fine di tutto arriva a terra, quindi la posizione finale è 0, questa è la legge oraria. Posizione di partenza. Allora, la posizione di partenza è là sopra, quindi H maiuscolo più H minuscolo.
La velocità iniziale è 0. Per il tempo, quale tempo? Ho indicato con T2 il tempo di discesa. Poi, meno un mezzo g T2 al quadrato. Quindi, meno un mezzo g l'accelerazione per T2 al quadrato. Perché ho messo questo meno? Ho messo questo meno perché l'accelerazione di gravità è diretta in verso opposto rispetto all'orientamento dell'asse. State attenti rispetto a questo aspetto. Come ho fatto prima, l'asse del moto, la direzione del moto è diretta dal basso all'alto, l'accelerazione di gravità verso opposto, ci devo mettere il meno. Semplificando un attimo, visto che la velocità in questa fase è 0, quella iniziale, nella fase di discesa, la legge diventa 0 uguale a h maiuscolo più h minuscolo meno un mezzo g t2 al quadrato. Relazione chiamata con 3 che non mi può portare però a comprendere quella che è la natura, cioè l'intervallo t2, non mi può portare a conoscere t2, perché non so quanto è alta la torre e non so h minuscolo, quindi quale quota raggiunge prima nella fase di salita, quindi all'inizio. Velocità. Qual è la velocità finale? Allora, io l'ho chiamata velocità finale della biglia A, che però non conosco, e perché ci ho messo un meno? Perché l'asse orientato verso l'alto, la biglia, vettore velocità della biglia verso opposto rispetto all'asse. Quindi ci metto questo meno. Uguale 0 la velocità iniziale, accelerazione per il tempo, meno g per t2. Anche questa, anche se la sistemo un attimino, meno UFA uguale meno g per t2, non mi permette di trovare T2 perché conosco o non conosco la velocità finale quando giunge a terra? Al momento dico di no, vediamo. L'ho chiamata 4 questa relazione. È più semplice esaminare la situazione della biglia D. B. Perché? Perché B, l'unica cosa che fa, se volete, torno al disegno, parte dalla quota H maiuscolo e viene lanciata giù per arrivare a terra. Quindi vado a esaminare la sola discesa della biglia B e indico con TB il tempo che impiega la biglia B ad arrivare a terra. Ok. Posizione finale S, no, nella nostra legge oraria, 0 perché giunge a terra. Posizione iniziale H. Velocità iniziale con V0, ma ci ho messo il meno. Solito discorso, asse delle ordinate con cui penso di orientare il moto, vettore velocità verso opposto. Per il tempo che è TB, meno un mezzo g tb al quadrato. Anche qui il meno perché g ha verso opposto rispetto a come ho orientato l'asse, il mio asse y per il moto. Non volevo cambiare gli orientamenti in base alle biglie diverse. Allora, poi sono andato a prendere in mano che cosa? La legge velocità tempo. Allora, velocità finale l'ho indicata con VFB, ci ho messo il meno, sempre per l'orientamento del vettore. La velocità iniziale V0, e anche qua ci ho dovuto mettere un meno, sempre per il verso del vettore, meno G per TB. Questo è il nostro termine, accelerazione per il tempo. E ho indicato con 6 questa relazione. Di tutte queste 6, se guardiamo anche questa, non conosco la velocità finale della biglia B, però conosco la velocità iniziale, conosco G, non conosco il tempo che impiega arrivare a terra la biglia B. Ma cerchiamo un attimo di capire la questione. Visto che dobbiamo arrivare ai tempi, quanto tempo impiega la biglia A a descrivere tutto il suo moto? T1 più T2, cioè il tempo che impiega nella sola fase di salita più tutto il tempo che impiega a scendere. Qual è il tempo che impiega la biglia B? Beh, il tempo di B, che è quello della fase di discesa. Chiaramente A impiega un tempo maggiore rispetto alla biglia B, quindi se a me cerca la differenza dei tempi sarà T1 più T2, quello che serve ad A, meno TB. Guardate le equazioni che sono andato a scegliere tra quelle indicate, ne ho scelte tre. Ho scelto l'equazione 2 che mi dice 0, che era quella, la riporto, 0 uguale V0 meno G per T1. Perché? Perché questa mi permette già di ricavare il tempo T1, la salita della biglia A. Se volete, già lo ricaviamo e dopo vediamo le altre due. Allora, come ho fatto a ricavare il tempo T1? Ho trasportato meno gt1 a sinistra, quindi gt1 uguale v0. Ho bisogno di ricavare t1, ho diviso entrambi i membri per g e quindi si ottiene che t1 uguale a velocità iniziale v0 fratto g. I dati li conosco.
7,0 metri al secondo per la velocità, 9,8 metri al secondo quadrato per l'accelerazione di gravità sulla Terra. 0, facendo il calcolo, 0,71 secondi. Quindi quel tempo lì ce l'ho. Attenti adesso a questo appuntino che mi sono fatto. Io mi dico, la velocità finale con cui giunge a terra il corpo A è la stessa velocità con cui giunge a terra il corpo B. Cavolo, ma A che fa? Va prima verso l'alto. Poi torna verso il basso, arriva all'inizio della torre e poi precipita. Sì, ma se pensate al ragionamento, parte da sopra la torre con la nostra velocità V0, giunge all'apice, al punto più alto della sua quota con una velocità 0. A quel punto accelera. Quando arriva alla quota torre, ha la stessa velocità con cui è partita. Ma quella velocità con cui è partita è la medesima velocità che ha la biglia B, che parte sempre dalla sommità della torre. Quindi entrambe le biglie che sono identiche, in sostanza, vanno a coprire l'ultimo tratto, che è il tratto alto H maiuscolo, come la torre, partendo da lì con la medesima velocità finale. Con la medesima velocità finale, eh? E questo non è mica male, come cosa. Allora a questo punto che faccio? Uguaglio quelle due leggi, dopo state attenti un po' ai risultati e riflettiamoci. Perché se velocità finale di A uguale a velocità finale di B, allora anche meno VFA uguale a meno VFB. Guardiamo le leggi 4 e 6. Uguagliando i due membri di destra, otteniamo meno G per T2 uguale meno V0 meno G per TB. Cosa ho fatto qui? Ho cambiato di segno il tutto. Guardate che non devo trovare T2 e TB, ma devo trovare T1 più T2 meno TB. Se trasporto a sinistra il termine GT2, che cosa ho a sinistra? Ho GT2 meno GTB, il tutto uguale a V0. Raccogliamo il fattore comune G. Abbiamo che l'accelerazione di gravità G moltiplicata T2 meno TB è uguale a V0. Attenti ai passaggi algebrici. Ma quel T2 meno TB è il termine che mi serviva recuperare, per arrivare a comprendere la differenza tra i tempi, tra le due biglie. T2 meno TB è pari a V0 fratto G. Mi basta dividere entrambi i membri per G. Guarda caso, questo tempo, V0 su G, è ancora, calcolo che abbiamo già fatto, è ancora pari a 0,71 metri al secondo. Ha un senso, secondo voi? Ricordatevi, provate magari a ragionare sul fatto che questo tempo sia esattamente uguale a quel T1 valutato prima. Vi ricordo, permettetemi di scorrere verso l'alto, che T1 era la salita di A, T2 è l'intera discesa di A, TB è il tempo di discesa di B, quello che fa il tratto più breve. Secondo voi è casuale che T2 meno TB sia proprio uguale a T1? Lo è o non lo è? Magari scrivetemi nei commenti. Insomma, alla fine, volendo rispondere alla domanda, qual è la differenza tra i tempi? T1 più T2 meno TB, T1 più T2 è 0,71, scusate, T1, T2 meno TB è 0,71, quindi 0,71 più 0,71 in entrambi i casi, metri scusate, metri al secondo, secondi, secondi. Ho sbagliato l'unità di misura, qui è secondi. Quindi 0,71 secondi, ho sbagliato a scrivere, più 0,71 secondi è pari a 1,42 secondi. Quindi qual è la differenza dei tempi? 1,42 secondi. Non guardate sto metri a secondi che fa spavento. Riflettete anche su questi 0,71 secondi che tornano nei casi. Magari scrivetemi nei commenti, fatemi sapere se la cosa vi fa venire. Vi sembra abbastanza naturale? Se avremmo potuto, io dico di sì, evitare anche tutta questa analisi profonda, però mi piacerebbe sentire il vostro parere. Detto questo, direi però che posso andare a concludere questo video, il problema è finito. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere come trovate questo video, se avete domande, richieste. Seguitemi sui social, vedi Facebook, Instagram, TikTok. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.